Rupam tasya grajamuri puri maturim kusvadatim radha kunda madirevaram oho radhika madhvasam raptus Partita che paia si buntam natosmi Purave gaura chandraya radikai dali Krishnaya Krishna bhaktaya tad bhaktaya namo namaha Anandalila maya vigrahaya Vimavadvyastavisundaraya Tasmai Mahapremarasapradaya Chaitanya Chandraya Namunam Chaitanya Chandraya Namunam Chaitanya Chandraya Namunam Bhaktyabhinaya Smurli Manoya Radhikar Sikamama Kripanidhe Supriya Chanakin Kurim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Nagibami Tayavana Iti Vikyaya Devi Tam Namam Saranantikam. First of all, I offer my Sastangdhanavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarada Tamaguru Pada Padma, and Nityalila Pravisht Om Vishnu Pada Shtotara Satasi, Rupanu Acharya Varya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Prima di tutto offro i miei omaggi, offro il mio cuore come petali di fiore migliaia e migliaia di volte al mio maestro spirituale divino, il mio supremamente degno di adorazione, Srila Narayan Maharaj. Secondly, I bow down to my guru's guru and to his guru and his guru and all the great teachers going back thousands of years to see Krishna himself, our parampara, all the gurus in our tradition going back thousands of years to see Krishna. Poi offro i miei omaggi milioni di volte al guru del mio guru, a Srila Prabhupada e a tutti i maestri della nostra linea disciplica che va migliaia di anni indietro, continua fino a Sri Krishna stesso. And finally I offer my pranam to all my dear brothers and sisters, all the devotees. Infine offro il mio omaggio a tutti voi, cari fratelli e sorelle più devoti. Da Gurudeva ki jai.
This morning we began our subject that we'll discuss for 1 week. Questa mattina abbiamo iniziato la materia della quale discuteremo per una settimana. That subject is called Sanatan Shiksha. E si chiama Sanatan Shiksha. The spiritual teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu to his follower Sanatan Goswami. Ovvero gli insegnamenti spirituali di Chaitanya Mahaprabhu al suo discepolo Sanatan Goswami. By hearing these instructions, ascoltando queste istruzioni, you can have a clear understanding of the nature of this world, who you are, and how to attain the goal of life. Potrete avere una comprensione completa della natura di questo mondo, di chi siamo noi e qual è lo scopo della vita. You can have a clear understanding of the nature of God. E potrete avere una comprensione chiara della natura divina di Dio. Not only in his powerful feature, but in his most sweet and loving feature as Sri Krishna. Non solo nella sua parte opulenta, nel suo aspetto potente, ma nel suo aspetto più dolce e sweet and the most loving. Nella parte dolce e più amorevole Sri Krishna. Yes. God is love. E Dio è amore. That doesn't mean God is the love between people here and there, who every week gets a new divorce and new marriage and new divorce. E non significa che Dio è l'amore come quello che c'è tra le persone qui, che ogni settimana c'è un divorzio e un matrimonio con una persona diversa, non quel tipo di amore. But eternal and perfect and ever increasing ecstatic love. Ma un amore eterno, perfetto, estatico e che cresce sempre di più, ogni istante. So a person who attains that love, for him they have no suffering at all in this world. Una persona che ottiene questo tipo di amore, per lui non c'è più nessun tipo di sofferenza in questo mondo. So everyone is trying to become free from suffering and find fulfilling happiness and the perfect relationship. Tutti in questo mondo tentano di trovare la fine della sofferenza, una felicità che duri e una relazione stabile. And by hearing the teachings of Chaitanya Mahaprabhu to Sanatan Goswami, you will receive all of these things. E ascoltando gli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu a Sanatan Goswami e praticandoli, voi otterrete tutte queste cose. So this morning we began to just set the context for this discussion. E questa mattina noi abbiamo messo il contesto della scena per questa discussione. Chaitanya Mahaprabhu, when he was traveling to Vrindavan, he met with Sanatan Goswami. Chaitanya Mahaprabhu quando viaggiava verso Vrindavana incontrò Sanatan Goswami. At that time his name was Sakar Malik. And Chaitanya Mahaprabhu changed his name, gave him the name Sanatan. Il suo nome al tempo era Sakar Malik e Chaitanya Mahaprabhu gli cambiò il nome e gli diede un nome spirituale Sanatan Goswami. So the change of one's name is an important part of the first step in spiritual life. Il cambio del nome è una parte importante, è uno dei primi passi nella vita spirituale. Who is a Vaishnava? Chi è un Vaishnava? In the Vedas it is said, Vedic scripture, Grihita Vishnu Dikshako Vishnu Puja Paronara Vaishnava Abhito Vigyai Itarasmada Vaishnavaha. A person who has received initiation and after initiation is engaged in serving the Supreme Lord, that person is called a Vaishnava. Nelle scritture vediche viene detto quella persona che ha ricevuto l'iniziazione, dopo aver ricevuto l'iniziazione è impegnato nel servizio delle divinità, quella persona è un Vaishnava. So Diksha or the process of initiation has 5 stages. Il processo dell'iniziazione o Diksha ha 5 stadi. First tapa. Primo tapa. That means the in the old days when you take shelter of a guru and you receive initiation, the first stages, they will take the marks of Vishnu, the chakra and the conch shell, and with hot iron and brand you.
with that fourth client. Nei tempi antichi, quando una persona riceveva iniziazione, si prendeva un marchio con i segni di Vishnu, ovvero la conchiglia e il chakra, e con un ferro bollente si marchiava quella persona con quel segno. So in the old days, in the Vedic times, if you wanted to take initiation, you had to be very serious. Quindi al tempo vedico, se volevi prendere iniziazione, doveva essere un desiderio serio. Nowadays the guru said, who would like initiation? Well, me. Invece il giorno d'oggi il guru chiede, chi vorrebbe iniziazione? Tutti, io. But in those days they had a hot iron. Okay, who wants initiation? The initiation. Ma i tempi antichi venivano col ferro bollente. Chi è che veramente vuole l'iniziazione? Vediamo. So that was the first test. Questo era il primo test. Now, nowadays we don't do this, so don't be afraid. Ma in tempi moderni non facciamo questo, quindi non preoccupatevi. But the tap, which means burning, has another meaning. It means anutap, repentance, regret. Ma la parola tap, che significa bruciare, bruciante, ha un altro significato che è anutap, ovvero il pentimento. That means the person must realize in the beginning, I have wasted my life. Significa che una persona prima di tutto deve realizzare, io ho sprecato la mia vita. Like an animal, I was just running here and there, trying to eat things and taste things and touch things and smell things. Perché come un animale correvo solamente qui e lì, sempre tentando di assaporare cose, toccare cose, sentire cose, vedere cose. Thinking that I am a physical being and trying to just taste the physical world. Pensavo di essere un essere fisico e l'unica cosa che facevo è tentare di assaporare gli oggetti del mondo. So regret in Sanskrit is anutap, means the burning that you feel after doing something wrong. Anutap in sanscrito significa il pentimento che una persona prova dopo aver fatto qualcosa di sbagliato. So the first stage in initiation is this burning. It is your heart burning with repentance. Quindi il primo stadio dell'iniziazione è questo bruciore che una persona prova nel suo cuore quando si ha del pentimento. Then the next stage of diksha initiation is udvapundra, to receive tilak. Poi il secondo stadio dell'iniziazione è ricevere il tilak. You can see the two lines going up here. Potete vedere le due linee che vanno sulla fronte. So, this is not a decoration. Questa non è una decorazione. It's not a fashion. Non è una cosa alla moda. Oh, it looks very nice. If I have one of those, I look very beautiful. Oh, me lo faccio pure io, poi sembrerò molto carino. The tilak is the two lines going up. It means that our destination, our ambition is not looking down in this world. Our destination, our ambition is looking up to the spiritual world. E queste due linee significa che la nostra destinazione, la nostra ambizione non è guardare giù in questo mondo materiale, ma guardare in alto verso il mondo spirituale. So the first two stages, tapa and udvapundra, are first letting go of the material life and then looking up to the spiritual life. Quindi il primo stadio, il pentimento, è abbandonare la vita materiale. Il secondo stadio è guardare in alto verso il mondo spirituale. Then the next aspect of initiation is nam. The spiritual master gives you a new name. Poi il terzo aspetto dell'iniziazione è nam, ovvero che il maestro spirituale ti dà un nome, un nuovo nome. Because now the disciple is accepting a new identity. Perché adesso il discepolo accetta una nuova identità. If a person does not accept a new name, then they'll stay with the pride of their previous ego. Se una persona non rimane con il suo nome precedente, rimarrà anche con l'orgoglio del suo ego precedente. Don't you know who I am? Non sai chi sono io? I am the Paramahamsa Chudamani. I am from a very high class Brahmin family. Io vengo da una famiglia di monaci molto elevata. I am from the royal family. Io vengo dalla famiglia Italy, Savoy family. Io invece vengo dalla famiglia regale italiana, la famiglia Savoia. I am from the Rockefeller family. Io invece vengo dai Rockefeller. So we have some pride connected to our material identity. Quindi noi abbiamo dell'orgoglio connesso con la nostra identità materiale. So one receives new name, a name of Krishna or
any great devotee, and at the end the title Das, servant. Servant of Krishna. Quindi una persona riceve un nuovo nome, che è un nome di Krishna oppure un nome di un grande devoto, e la parola Das, ovvero servitore di Krishna. After that one receives mantra. Dopo quello una persona riceve il mantra. And then the fifth samskar of Diksha is one learns how to do puja, that is how to serve the deities and the various aspects of rules and regulations of Bhakti Yoga. E poi il quinto aspetto è che una persona impara a fare il puja, ovvero a servire le divinità e nell'altare, e impara i vari aspetti e le varie regole del Bhakti Yoga. So, to show the importance of these samskars, especially the change of name, so Chaitanya Mahaprabhu told Sakar Malik, your name is Sanatan. E per mostrarci l'importanza di questi cinque aspetti dell'iniziazione, Chaitanya Mahaprabhu cambiò subito il nome a Sarkar Malik e lo chiamò Sanatan Goswami. So he was the prime minister of the empire of Bengal. Lui era il primo ministro dell'impero in Bengal. But now he became very eager to find his ultimate goal. Ma adesso lui divenne molto avido, bramoso nel scoprire qual era il fine ultimo dell'esistenza. Quindi smise di andare a lavorare e abbandonò tutti i servizi che aveva nel governo. So the emperor put him in jail. Allora l'imperatore musulmano lo mise in prigione. Okay. Now, this is where we got this morning. We are all now sitting in the jail. Quindi questo è dove siamo rimasti stamattina, adesso siamo tutti qui seduti in prigione. Listen to what happened next. Ascoltate cosa successe poi. Sanatan Goswami, he called the jailkeeper. Sanatan Goswami chiamò il guardiano della prigione. Because he received a letter from his brother. Perché ricevette una lettera da suo fratello. And he was reading the letter. The letter said, Madhupate Kwagata Mathurapuri Raghupati Kwagatota Koshala Iti Vichintya Kurushvamanastiram Nasadidam Jagat Ityavadaraya. It was a poem in Sanskrit. La lettera era un poema in sanscrito. It said, where is the city of Mathura that was where Krishna used to stay. E diceva, dov'è la città di Mathura, ovvero il luogo dove Krishna era abituato, dove lui stava abitualmente. And where is the city of Ayodhya, where Lord Ram used to stay? E dov'è la città di Ayodhya dove abitava il signore Rama? Ti vicintya kurushva manastiram. Thinking in this way, one should make one's mind steady. Pensando in questo modo, una persona dovrebbe rendere la propria mente stabile. Nasadidam jagatitavyadaraya, and meditate. This universe is not permanent, it is not eternal. E meditare in questo modo, questo universo non è permanente, non è eterno. This is one of the deep psychological obstacles that we have. Questo è uno degli ostacoli psicologici più profondi che abbiamo. In the Yoga Sutras, Patanjali said that. Very deep in our subconscious mind, we have this idea that this world is permanent. Nel Yoga Sutra, Patanjali scrisse che molto in profondità nella nostra mente noi abbiamo questa idea che agiamo come se il mondo fosse permanente. And as we are now, we'll remain like that. E abbiamo questa idea che così come siamo adesso noi rimarremo così. Anyone who is a bit older, they realize actually it doesn't work like that. Ma quando diventiamo anziani, poi realizziamo che non funziona così. Quickly, your young age, your health, and your energy and memory and everything is just flows away. Molto velocemente la tua giovinezza, la tua forza, la tua energia, la tua memoria, tutto quanto va via. Your beauty will be gone. La tua bellezza sarà sparirà. And all the situations around you that you thought were fixed all become lost. E tutte le situazioni intorno a te che pensavi fossero stabili, loro si perderanno. Exactly like a dream. Esattamente come un sogno.
But what are we doing? We are fully investing in this dream, as if it will be permanent and stay with us. Ma cosa facciamo? Noi investiamo completamente in questo sogno, come se fosse permanente e rimanesse con noi. But we come into this world with nothing. Ma in realtà noi veniamo in questo mondo senza niente. When you're a little baby, you're born like this. Quando sei un piccolo bambino nasci così. With your hands in a fist. Con le tue mani in pugno. But when you leave, you are like this. Ma quando vivi sei così. Open hands and with nothing. Ah, quando muori sei così, con le mani aperte e senza niente tra le mani quando muori. And it is over just like a dream. E finisce tutto proprio come un sogno. So in this poem it is said, make your mind steady. Why? In questo mondo, in questo poema viene detto fai la tua mente stabile, fissa, perché? It is only because our citta, that is our mind, our psychological body, is oscillating, modifying, vibrating, that gives us the, because of this, we have this illusory idea that the world is a permanent place and we can find shelter there. Perché solamente a causa della citta vritti, ovvero delle oscillazioni all'interno della mente, queste oscillazioni ci danno questa idea, che questa idea illusoria, che il mondo in cui viviamo sia qualcosa di permanente in cui possiamo investire. So here, Kursho Manastira, make your mind steady. That means when your mind is not oscillating, it is not disturbed by many desires and attachments, it becomes very steady, you can look and you can see. Everything is like just a cloud in the sky. Just like the clouds in the sky, they form and then they break apart and they go here and there. Or like bubbles in the ocean, the bubble comes and disappears. Everything is like that. Ma you can see it directly. Ma quando la mente diventa libera da queste oscillazioni, poi una persona è lucida e nel vedere la realtà percepisce immediatamente come tutto quanto è come un insieme di nuvole che in un attimo scompare, o come delle bolle nell'oceano e scompaiono in un attimo e niente è stabile qui. The Greek Empire of Alexander the Great, everyone thought it will last forever, but where is it? The bubble has gone. Ad esempio l'impero macedone di Alessandro Magno, tutti pensavano era così grandioso che sarebbe durato per sempre, ma dov'è adesso? Come una bolla è scomparso. And then there was the Roman Empire. E poi ci fu l'impero romano. Gone. Andato. Where is it now? Where is your Roman Empire? Dov'è adesso il tuo impero romano? In Italy and France. Then there was the British Empire. Also finished. Poi ci fu l'impero britannico, anche finito. Russian Empire finished. Impero russo finito. So all this, everything in the world just comes and vanishes. Tutto quanto nel mondo viene e svanisce. And when these things fall apart, everyone is surprised. E quando queste cose cadono. Imagine my shock. Imagine my shock that it fell apart. Quando queste cose cadono a pezzi, tutti quanti sono allibiti. Oddio, come è potuto succedere? Oddio, non potevo mai immaginare che sarebbe finito così. So this is called Maya. To be in Maya, illusion. Questo è chiamato Maya, essere in illusione. And this illusion comes about from the instability of the mind. E questa illusione viene a causa dell'instabilità della mente. Now, another part of this poem. So, where is the Mathura of Krishna? The city where Krishna used to live. Un'altra parte di questo poema. Dov'è Mathura, la città in cui viveva Krishna? 5,000 years ago, when Krishna was in this world, Mathura was the most beautiful city in the world. 5,000 anni fa, quando Krishna viveva in questo mondo, Mathura era la città più bella del mondo. But if today, if you go there, you look, you think, where did you go? Ma se oggi vai là e vedi, pensi, dove è andata? Qui non c'è niente. Only a few statues are left in the museum. Solamente un paio di statue sono rimaste nel museo. So, the meaning is this. When the Supreme Lord comes to this world, he plays here his lila, and then he makes that lila unmanifest. So it's manifest and then disappears again in a short time. Il significato è questo, che quando il Signore Supremo appare qui, lui manifesta tutti i suoi passatempi a tutti e dopo di nuovo li prende e li porta via e di nuovo non sono manifesti dopo del tempo. So the inner meaning of this, like you see, Rupa Goswami could not write what he wanted to say because all the letters were read by the security in the jail before they passed up. So he had to write in poetry that his brother would understand it, but the jailer, who was not a great kavi,
Questo poema you would not understand what he was saying. Questo poema Rupa Goswami lo scrisse al fratello in modo che solo lui capisse cosa voleva dire, in modo perché le guardie prima di dargli le lettere le avrebbero lette. He would just say, oh, this is just useless poetry, give him the letter. Perché siccome le guardie non sono non sanno nulla della poesia devozionale, leggevano e dicevano è solo poesia inutile, vai, dagli questa lettera. But the meaning is this, that just as Krishna became manifest and then after 125 years then he became unmanifest again. So in the same way, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he's here now, but very soon, at any time, he can disappear again. And you will have missed your chance, therefore you have to get out of jail very soon, escape, and come to meet with him. Il significato confidenziale era che così come Krishna 5000 anni fa manifestò i suoi passatempi la città di Mathura e dopo di nuovo erano non manifesti, allo stesso modo adesso Chaitanya Mahaprabhu è apparso in questo mondo, ma presto lui di nuovo i suoi passatempi non saranno manifesti a noi, quindi adesso ti devi muovere, devi scappare dalla prigione per incontrarlo prima che succeda. And by the first line, Madhupuri Madhupati Kwagata Madhupuri, that indicated that Chaitanya Mahaprabhu had gone to Mathura as well. It was a hint that Chaitanya Mahaprabhu had left Jagannathpur and had gone to Mathura. So when you escape from the jail, you should go to Mathura and meet with him there. E l'altro significato nella prima linea era sottointeso che Chaitanya Mahaprabhu adesso era ripartito verso Mathura, quindi tu devi scappare dalla prigione per andare a Mathura anche tu e incontrarlo lì. So then, Sanatan Goswami, when he received this letter, he made up a plan. E allora Sanatan Goswami, quando ricevette questa lettera, si inventò un piano. He called his jailkeeper. Oh, my dear brother! Come. Chiamò il guardiano della sua prigione. Oh, mio caro fratello, vieni qui, vieni qui. He said, you know, that if someone is in jail, they're unjustly, they have not committed any offense. If you free them, then you make very good karma. E gli disse, lo sai che se una persona è finita in prigione ingiustamente perché non ha fatto nulla di male e tu lo liberi, tu ti fai veramente un buon karma. He didn't say karma because his jailer was a Muslim. So, but he said you make the piety, non get good pious recognition from God. Non disse karma perché il suo guardiano della sua prigione era musulmano, però gli disse un'attività pia che ti darà in paradiso, Dio ti ricompenserà per questo. So then the jailkeeper said, oh. Allora, he was thinking, I'll get in big trouble because you are the star criminal. Il guardiano della prigione pensò, yeah, if the president goes in jail, right? Then it's a very big thing if he escapes. E il guardiano della prigione disse, oh, perché lui sapeva che lui, siccome era il primo ministro, immaginate se il presidente va in galera, non è come se scappa un ladro qualunque dalla prigione. So then Sanatana Goswami said, he said, and in addition to that, you owe me a favor because remember how you got this very comfortable job. I gave you this job. E Sanatana Goswami disse, inoltre tu facendo così ti sdebiterai con me perché ricorda chi è che ti ha dato questo bel lavoro, io te l'avevo dato al tempo. So then he still didn't want to do it. E lui però ancora non era convinto, non voleva perché era troppo rischio. He said, look, don't worry, when I escape, I won't stay around here. I'll run very far away. I want to go to Makkah Medina. E gli disse, non ti preoccupare, io quando scappo... We say in English Mecca, but they say Makkah Medina. Gli disse, non preoccuparti, che io quando scapperò da qui non rimarrò qua nelle vicinanze, ma andrò lontano, andrò a visitare la Mecca in pellegrinaggio. Yes, because so if you let me out and I go there, you get this spiritual benefit. Se, capisci? Of my pilgrimage. Capisci se to io, the holy place. Capisci se io esco da qui e vado lì, tu prenderai un beneficio spirituale perché io andrò in pellegrinaggio grazie a te. So then the jailkeeper. Then Sanatana Goswami said, I'll give you 5,000 gold coins. Allora Sanatana Goswami gli disse, io ti darò 5,000 monete d'oro. Then he thought, oh. This was more persuasive. E questo era più persuasivo per il guardiano. But he said, but I'm still worried that I'll get in trouble. Però gli disse, ma sì, però sono ancora preoccupato che potrei avere dei problemi per questo, è pericoloso. He said, don't worry. You say
that you took me out to the bank of the Ganges because I wanted to go to the toilet. E gli disse, no, non preoccuparti, tu di che mi hai accompagnato alle rive del Gange perché volevo andare in bagno. And then I jumped in the river with my chains on. E poi io sono saltato nel fiume con le catene addosso. Then you shout everywhere, help, help, come and help! Allora, Sanatan Goswami has fallen in the Ganga with his chains on, and many people will come, and all will jump in and try to find him, and they'll all go to the emperor and say, oh, we all tried, but we could not find him. And then the news is coming from many people, not only from you. E dopo and you will not be able to trace out what was the origin of this, what happened. E dopo tu urlerai, aiuto, aiuto, Sanatan Goswami si è lanciato nel fiume con tutte le catene, quindi molte persone verranno e si lanceranno nel fiume per cercarmi, ma nessuno mi troverà e dopo tutti quanti insieme andranno dal re e gli diranno, guarda, lui è successo questo e questo, quindi la nuova non arriverà da te, ma da molte persone, quindi nessuno dubiterà, sospetterà di te. So this is a, he's expert in politics. Lui è esperto in politica perché politics, è you have to make a big fake thing going on, but it has to come from all directions and no one knows who started it. It's not new. Questa non è una strategia nuova. Tu fai una cosa finta e poi fai arrivare la notizia da tante parti differenti così che nessuno si accorga che è una messa in scena. Then now the jailkeeper was really quite enthusiastic. Adesso il guardiano della prigione era molto entusiasta. But still he did not agree. Però ancora non accettò. Sanatan Goswami said, okay, I'll give you 7,000 gold coins. Allora Sanatan Goswami dice, ok, te ne do 7,000 di monete. Okay, it's a deal. Okay. So they did everything and Sanatan Goswami ran away. And the emperor was fooled by this plan. E allora fecero questo piano e Sanatan Goswami scappò via e l'imperatore fu preso in giro da questo piano. So now Sanatan Goswami, he was traveling with only alone, but he had one servant with him. Sanatan Goswami stava viaggiando da solo, però aveva un servitore con sé. His name was Ishan. E il suo nome era Ishan. And so they were traveling from Bengal, they were going north. They wanted to go to Vrindavan. And they followed the path of the Ganges and they came to the state of Bihar. E loro da Ramkeli loro andavano from Ramkeli, andavano nel nord verso Vrindavan e seguivano il Gange. And they came to the Raj Mahal mountains. E arrivarono alle montagne di Raj Mahal. And they did not know how can we cross these mountains. E loro non sapevano come superare queste montagne. And that place was there were many thieves, dacoits, murderers there who used to hold up the and murder and steal from any travelers. E questo posto nel Bihar era pieno di ladri e persone che tentavano di rapinare tutti i passanti. So just as they approached the mountains, they found one inn, one hostel, and they stayed there. Loro mentre approcciavano le montagne trovarono un ostello e si fermarono lì. So the owner of the hostel, oh, welcome. Allora il proprietario dell'ostello My disse, home is your home. Benvenuti, la mia casa è la vostra casa. You'll be most comfortable here. Voi sarete molto vi troverò un posto molto confortevole. If there's anything that you need, just let us know. We are at your service. Se avete bisogno di qualsiasi cosa, voi ditecelo senza esitare. Noi siamo al vostro servizio. So hospitality is very good. Quindi l'ospitalità era molto buona. But the face of this person did not look like a hospitable face. Ma la faccia di questa persona non sembrava una faccia accogliente, un volto accogliente. So Sanatan Goswami, he was thinking. Sanatan Goswami pensava. He's being too nice. È troppo carino questa persona. There's a saying, Ati Bhakti Chor Lakshan. Means if someone is showing too much devotion, it's a thief. C'è un detto, se qualcuno dimostra troppa devozione è un ladro. If someone comes here now, se qualcuno viene qui adesso and then they bow down. E si inchinano. And they bow down to me and then to you and then to you and then to the deities also. Si inchinano a me, a te, alle divinità anche. And then they put straw between their teeth. E poi si mettono l'erba tra i denti. And crying. E piangendo. Then you can think he's just trying to steal your iPhone. Vuole semplicemente rubarti l'iPhone. So thieves are like that. So Sanatan Goswami was thinking, oh, there's something wrong. Allora Sanatan Goswami pensava, c'è qualcosa che non va qui. So then he went to his servant. Allora andò dal suo servitore. Said, Ishan. E gli disse, Ishan,
Are you carrying anything valuable? Porti con te qualcosa di valore? Ishan said, yes. Ishan gli disse sì. Just to take care of you, to help you, I brought 7 gold coins. Solo per aiutare te e per prendermi cura di te ho portato 7 monete d'oro. Give me the gold coins. Sanatana Goswami disse, dammi queste monete d'oro. And then he went to the owner of that hostel. E poi andò dal proprietario di quell'ostello. He said, here, take this. E disse, prendi questo. So then the owner of the hostel, he was surprised. Allora il proprietario dell'ostello era sorpreso. He said, I am very fortunate that you have given these gold coins. E gli disse, io sono molto fortunato che tu mi hai dato queste monete d'oro. Because I staying with me, I have one astrologer. Perché ho un astrologo che sta qui con me. And he is a palmist, he can read palms as well. E lui può leggere anche i palmi della mano. So he saw, he foretold that you were coming here today and that you had 8 gold coins. E lui mi ha detto che ha visto che tu saresti arrivato oggi e che tu avresti avuto 8 monete d'oro. So, we were going to help you to cross the mountains, but we were just going to take you in the forest and kill you and take your money. Quindi noi volevamo dirti che ti aiutavamo a passare la montagna, invece ti avremmo portato nella foresta, ucciso e preso le tue monete. And but then I would have gone to hell for this sinful activity. So by just giving me the money up front, you have saved me from going to hell for this murder. Però io so che quando avrei fatto così poi sarei dovuto andare all'inferno per questa attività, quindi tu facendo così mi hai salvato da un brutto destino. And Sanatan Goswami, his face was so pure, so bright and shiny. Somehow or other, that dacoit person, he liked him so much, he said, look, you can keep the money, don't worry, you take it back. E Sanatan Goswami era così brillante, così bello, così puro che vedendolo il padrone dell'ostello decise, puoi prendere queste monete, prendile con te, non le voglio più. Sanatan Goswami said, no, you can keep it, you keep it. Ma Sanatan Goswami disse, no, le puoi tenere, non c'è nessun problema. Because he said, avyavastita citasya prasado upi bhayankaraha. This saying means that the kindness of a person with an unstable mind is very dangerous. Perché viene detto, c'è un detto che dice la gentilezza, la generosità di una persona con una mente instabile è molto pericolosa. If someone in this world is very kind to you, se qualcuno in questo mondo è molto generoso con te, but they are psychologically unstable, ma sono psicologicamente instabili, then you will come into a dangerous situation. Tu in realtà sei venuto in una situazione pericolosa. So he gave the money back just to satisfy him. Quindi gli diede i soldi per soddisfarlo. And then hostel owner and his men, they took Sanatan Goswami and Ishan across the mountain safely and then they returned. E poi il padrone dell'ostello e i suoi uomini accompagnarono per le montagne Sanatan Goswami e il suo servitore in modo che non gli succedesse nulla e poi ritornarono. Now, those of you who have a degree in mathematics will understand something. Coloro che hanno una laurea in matematica di voi comprenderanno qualcosa adesso. Sanatan Goswami didn't say anything before, but he came to Ishan, he said, you have one more coin. Right? Because he gave him 7 and the person said, my palmistry expert told me you have 8. E Sanatan Goswami prima non aveva detto nulla, però adesso andò dal suo servitore e disse, aspetta un attimo, tu hai ancora una moneta d'oro, perché quel signore aveva detto che gli avevano letto la mano e sapevano che noi avremmo avuto con noi 8 monete d'oro, ma tu me ne date 7. So Sanatan Goswami said, you can keep that coin, but you can just return to your home. I'm going alone. E Sanatan Goswami disse, puoi tenere questa moneta d'oro, però torna a casa, io da questo momento proseguo da solo. The implication is this, that Sanatan Goswami was entering the renounced life. L'implicazione è questa, che Sanatan Goswami stava entrando nella vita da rinunciato. So he had no fear and no attachment. Quindi non aveva paura né attaccamento. Ishan was entering the renounced life, but just with some gold coins to be on the safe side.
Ishan invece stava entrando nella vita da rinunciato, però con qualche moneta d'oro, giusto, non si sa mai, sai. So that means that he wasn't psychologically ready for that stage in his life yet. Significa che non era pronto psicologicamente per quello stadio ancora nella sua vita. He wasn't ready to be fully dependent on the mercy of God. Non era pronto per essere completamente dipendente dalla misericordia di Dio. And that's okay, but he should not pretend to be renounced while not being renounced. E questo in realtà va bene, non c'è nessun problema, però una persona non dovrebbe mai pretendere di essere rinunciato quando in realtà non lo è. Then Sanatan Goswami continued on his way and he came to the village of Hajipur. Allora Sanatan Goswami continuò per la sua via e arrivò nel villaggio di Hajipur. And when he came there, he met with his brother-in-law whose name was Sri Kanta. E quando arrivò lì si incontrò con il suo fratellastro chiamato Sri Kanta. So his brother-in-law was very wealthy and worked in the government. Lui anche era molto ricco e lavorava nel governo come il suo fratello. And he told Sanatan Goswami just stay here for some days. E disse a suo fratello Sanatan Goswami per favore rimani qui per qualche giorno. But he said no, I have to keep going. Ma Sanatan Goswami disse no, io devo continuare a andare. Then his brother-in-law said well let me give you one chagal, a nice. It was like a blanket, very colorful and very expensive, made from wool from Bhutan. E il fratello gli disse, ok, però per Bhutanese woolen chadar. Permettimi almeno di darti un chadar, un vestito bello, colorato, lussuoso, che era fatto di un cotone che veniva da Bhutan, un cotone particolare. So then he took the chadar and he continued on his way. Allora Sanatan Goswami prese questo mantello e continuò per la sua via. And gradually he arrived at the very famous holy place in India called Varanasi. E gradualmente now they say Banaris, but the Sanskrit name is Varanasi. E lui arrivò al luogo spirituale molto importante in India chiamato Varanasi. And there he sat down outside one house. E lì si sedette fuori da una casa. So he was not very clean. He had long beard, long hair, and his clothes were old and torn. Only he had one expensive blanket. E lui he had beard, he had long hair, and his clothes were old and torn. Only had this blanket. E lui aveva i capelli lunghi, la barba lunga, era sporco, aveva i vestiti rotti solamente, però aveva questo mantello super lussuoso e era strano. He was not even recognizable as a Hindu. He looked like a Daravesh, you know? Daravesh? The swirling dervish? No. Dervici. How do you say it? Dervici. Lui non sembrava neanche un indio. Dervici. Un gervisce. Like Islamic mystic. Che sono tipo degli islamici mistici. Like a Sufi, you know? Come i Sufi. Yeah. So it just so happened that that house where he was sitting inside, Chaitanya Mahaprabhu was there. He was just coming back from Vrindavan and he was staying in the house of Chandrasekhar. E accadde che proprio quella casa dove si fermò là fuori era la casa dove stava Chaitanya Mahaprabhu, ovvero la casa di Chandrasekhar, che lui nel suo viaggio per Vrindavan si era fermato lì. So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, Supreme Lord himself. Chaitanya Mahaprabhu è Krishna, il Signore Supremo. He is omniscient. Lui è onnisciente. So he told Chandrasekhar, oh, there's one Vaishnava outside, bring him here. Quindi disse a Chandrasekhar, oh, c'è un devoto, un Vaishnava qua fuori, per favore va e portalo qui. So then Chandrasekhar went outside, looked around, couldn't see any Vaishnava. Allora, he came back inside, I didn't see a Vaishnava outside. Allora Chandrasekhar uscì, controllò bene, cercò, ma non riuscì a trovare nessun Vaishnava, allora tornò e disse, I just saw one Darvesh. E gli disse non ho visto nessun Vaishnava, ho visto solamente un gerviscio. So then Chaitanya Mahaprabhu said yes that's him. Go and bring that dervish. E Chaitanya Mahaprabhu disse sì è lui, prendilo e portalo qui in questa direzione. Chandrasekhar was amazed. Chandrasekhar era stupefatto. So he went outside and said hey dervish, come on. E allora andò fuori e disse, ehi, Gervisha, vieni qui. And brought him inside. E lo portò dentro. Was thinking, why does Chaitanya Mahaprabhu want to meet with a Daravesh? Stava pensando, a homeless Daravesh. Perché Chaitanya Mahaprabhu voleva incontrarsi con questo senza tetto Gervisha? And Mahaprabhu embraced him. E Mahaprabhu lo abbracciò. And both of them were crying. E entrambi piangevano. And trembling ecstasy. E tremavano in estasi.
that Daravesh was saying, oh, Nakaroshprashan, don't touch me, I'm impure. E quel Jarvish diceva, non toccarmi, sono impuro. And Chaitanya Mahaprabhu said, I am embracing you to purify myself. E Chaitanya Mahaprabhu gli rispose, io ti sto abbracciando per purificare me stesso. Chandrasekhar was thinking. Chandrasekhar pensava, cosa sta accadendo? Chaitanya Mahaprabhu, he said, Bhavad Vidha Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vibhu Tirthi Kuravanti Tirthani Swantasteina Gadaprata. The meaning is that a great saint is himself like a holy place of pilgrimage, a tirtha. E Chaitanya Mahaprabhu disse un verso che significa una persona santa è lui stesso un luogo di pellegrinaggio. Because the saint is always keeping Krishna in his heart, so he's a holy place, and wherever he goes, he makes that place holy. Perché una persona santa porta sempre con sé Krishna nel cuore, quindi lì c'è il luogo santo e ovunque lui va rende il luogo dove mette piede un luogo santo. Chaitanya Mahaprabhu said, Akshno palam twadrisha darshanam hi, tano palam twadrisha gatra sangaha, jiva palam twadrisha kirtanam hi, sudurla bhagavata hi loke. The meaning is, the perfection of my eyes is to see you. Gli disse, la perfezione dei miei occhi è vedere te. The fruit of having eyes is to see the saint. Il frutto dell'avere occhi è di vedere le persone sante. The fruit of having a body is to touch a saint. Il frutto di avere un corpo è di toccare un santo. Mahaprabhu said, the fruit of having a tongue is to glorify the saint. E il frutto di avere una lingua è di glorificare le persone sante. Sudurlabha Bhagavata Hiloke means because such a saint is very, very rare in the whole world. To find such a person is very rare. Perché trovare una persona santa è molto, molto raro in questo mondo. So Chaitanya Mahaprabhu is showing us through his interaction with Sanatana Goswami how to revere the opportunity to associate with a sadhu, with a saint. Quindi Chaitanya Mahaprabhu ci sta insegnando come avere reverenza nell'opportunità di incontrare un sadhu, una persona santa. Mahaprabhu told Chandrasekhar, oh, go and help him become a bhadra. That means clean, have wash and shave and some new clothes. E Chaitanya Mahaprabhu disse a Chandrasekhar, vai e aiutalo a farsi un bagno, a radersi la barba, dagli un vestito nuovo. So he went away and he was shaved and clean, and Tapan Mishra, who was living nearby, he gave him new clothes. He said, I don't want these new clothes. E quando Tapan Mishra venne dopo e gli diede un vestito nuovo, Sanatana Goswami rispose, no, non voglio questo vestito nuovo. Give me some old second hand cloth of yours, an old dhoti of yours. Dammi per favore uno dei tuoi vecchi vestiti. So then he took that second hand cloth and he tore it and made this lower piece short and dork open. That means one piece of cloth around the waist and one underneath. It's the underwear of the renounced persons, kopin, dorko. E allora lui prese questo vestito di seconda mano, lo prese e poi lo ruppe e fece un piccolo, una cosa per coprirsi fino alle ginocchia e poi con due tessuti, due strisce, fece quello che è come un vestito intimo che usano le persone rinunciate. So he made two sets from one dhoti. Quindi da un dhoti lui fece questi due vestiti. And then he came back and sat down with Chaitanya Mahaprabhu. E poi tornò e si sedette con Chaitanya Mahaprabhu. But he still had the blanket from his brother. Però aveva ancora il mantello che gli aveva dato suo fratello. And Mahaprabhu was talking to him, but Sanatana Goswami was watching the eyes of Mahaprabhu. E Mahaprabhu gli parlava, ma Sanatana Goswami guardava gli occhi di Mahaprabhu. And while he was talking, he kept looking at the glasses as his blanket. E mentre Mahaprabhu parlava, lui continuava a guardare, a lanciare delle occhiate sul suo mantello. So Sanatana Goswami, he didn't say, he just, oh, excuse me. Sanatana Goswami allora non disse nulla, disse solo, oh, scusami un secondo. And he went out to the bank of the Ganges. E andò alle rive del Gange. And there was one
poor person there. E c'era una persona povera lì. With the old torn cloth. Con dei vestiti vecchi. He said, "Oh my dear brother, please give me your kantra and your torn old cloth and I'll give you this blanket." E gli disse, "Oh mio caro fratello, per favore dammi il tuo vestito vecchio e io ti darò questo mantello." That person said, "You are a respectable gentleman. Why are you making a cruel joke with me?" E questa persona gli rispose, "Ma tu sei un gentiluomo, perché mi fai questi scherzi crudeli?" Said, "I'm not joking, really. I'll give you this, you give me." E stando con sua amica rispose, no, realmente non sto scherzando. Dammi il tuo vestito e io ti do questo." So then they exchanged. Sanatana Goswami put it on and came back and sat down with Chaitanya Mahaprabhu. Allora loro fecero scambio e Sanatana Goswami si mise il suo vestito vecchio e tornò a sedersi vicino a Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu was very pleased. E Chaitanya Mahaprabhu era molto compiaciuto. Mm-hmm. Why? Perché? Because he had left everything. Perché Sanatana Goswami ha lasciato tutto. But he still had one little bit of attachment to this blanket. Ma avevo ancora un pochettino di attaccamento per questo mantello. So if you have a disease and the doctor treats you, he treats you until the disease is fully gone. He doesn't treat you and a little bit of the disease is there. If you leave it, it can grow again. Quando il dottore ti cura la malattia finché non è scomparsa del tutto, non ti cura lasciando un pochettino di malattia, perché anche se è un pochettino potrebbe crescere in futuro. So Chaitanya Mahaprabhu said Krishna is an expert doctor. E quindi Chaitanya Mahaprabhu disse Krishna è un dottore esperto. He has cured you of all your attachments to this world and he would not leave even a small thing he has taken that away, so you'll be fully healthy. Ti sta curando da tutti gli attaccamenti a questo mondo e non lascia nemmeno un piccolo attaccamento a questo mondo, così adesso sei completamente guarito. How attached we are quanto to siamo, our clothing. Quanto siamo attaccati noi al nostro abbigliamento? Oh, I love my shoes. Oh, amo le mie scarpe. Open the wardrobe. What will I wear today? Apriamo il guardaroba, che indosserò oggi? Some people they have a walking wardrobe, you know? With 200 pairs of shoes. Alcune persone hanno un guardaroba dentro al quale puoi camminare con 200 paia di scarpe. And their whole identity, who am I, is all based on how they're dressing. E tutta la loro identità, chi sono io, è basata sul come si vestono. This is only Maya. Questo è solo Maya, illusione. When I wake up in the morning, I know what I will wear. Quando io mi sveglio la mattina lo so già cosa indosserò. I know what color will I wear? I think maybe this color and this color. E penso che colore indosserò oggi? Vediamo un po', forse bianco o forse bianco. Maybe I should buy a new bag for my japamala. I wonder what color. Forse mi compro una nuova borsa per il mio japa. Indovinate di che colore? Vediamo un po' che colore. So like this, we forget these things. You just fix it. What Gurudev is telling you, dress like this. That's it. No more entanglement of ego in these worldly things. Quindi noi dimentichiamo queste cose, come Gurudeva mi dice di vestirmi, mi vesto. Basta. E in questo modo la mente non è più concentrata in queste cose. Your individuality, your personality, this is not expressed by your clothing. La tua individualità, la tua personalità non si esprime attraverso l'abbigliamento. Our true nature and individuality is expressed by how we serve God. La nostra reale natura, identità si esprime invece nel come serviamo Dio. Everything else will change. Perché tutto il resto è solo temporaneo, cambierà col tempo. So then Sanatan Goswami and the Chaitanya Mahaprabhu, they came onto the bank of the Ganges at one very famous bathing place there called Manikarnika Ghat. Manikarnika Ghat era il nome di un posto molto famoso in cui le persone si prendono il bagno nel Gange e Chaitanya Mahaprabhu e Sanatana Goswami andarono lì. And Sanatana Goswami, he said to Mahaprabhu, "Nicha jati nicha sanghe patita adham ku vishai kupi pari goinu janam apanar hita hita kichvena jani gramya vyavahara panditai satyamani." He said, "I am from a very low caste, low family." Sanatana Goswami disse a Chaitanya Mahaprabhu, "Io vengo da una famiglia molto molto bassa." And
I have very low class association. E ho anche un'associazione con le persone molto bassa. Ho associazione con persone di casta molto bassa. And out of all of my associates, I am the lowest one. E tra tutte le persone con cui mi associo, io sono il più caduto di tutti. I have completely wasted my life. Io ho completamente sprecato la mia vita. I have fallen into Kuvishaya Kupipari, into a deep well of just sense gratification. Io sono caduto in un pozzo profondo di solamente gratificazione dei sensi. And in this way I've wasted my life. E in questo modo ho sprecato la mia vita. So if we want to progress in spiritual life, we have to follow this mood of Srila Sanatana Goswami. Se vogliamo fare progresso nella vita spirituale, dobbiamo seguire questo mood, questo umore, questo sentimento di Sanatana Goswami. If you are marching around, everything is wonderful. I'm in Disneyland. Se noi andiamo qui e lì, è tutto bellissimo, sono a Disneyland. The world is my theme park. Il mondo è il mio parco tematico. For enjoying. Per godere qui e lì. No. No. This material plane is the fallen place. In realtà questo piano materiale dell'esistenza è un luogo caduto. The world of eternal joy is the transcendental world, and those souls who have turned away from God, they are here in this world of constant conflict and death. Il reale mondo dove c'è gioia trascendentale è il mondo spirituale. In questo piano materiale sono cadute le persone che hanno distolto la loro attenzione da Dio e sono adesso they are in this world of constant conflict and death. E sono in questo mondo di costante conflitto e morte. So we are in a fallen condition. Quindi noi siamo in realtà in una posizione caduta. If the sun does not rise in the morning, everything here is dark. Se il sole non sorgesse di mattina, tutto qui sarebbe buio. It's a world of darkness. Questo è il mondo dell'oscurità. We don't want to face this. Ma noi non vogliamo affrontare questo. Why? Perché? One reason is because if we accept it, but we don't know a way out. So if we accept that we are in this world of suffering and there's no way out, it's too psychologically oppressive. So we have to deny, live in a state of denial. Un motivo per cui noi non ammettiamo questo è che non sappiamo come uscirne, quindi se dovessimo ammettere che questo mondo è così, sarebbe troppo pesante per noi in quanto non abbiamo uscita da qui e quindi continuiamo a negare che il mondo sia così. This was also the theory of the existentialists. Questa era anche la teoria dell'esistenzialismo. That if you are an authentic person and you look at life as it is, you accept what it's really like, then you may feel so much stress you can vomit. Che se tu sei una persona autentica che vede la vita per quello che è, che vedi la realtà senza filtri, potresti vomitare per lo stress e il vomito e la nausea. Nausea, yes, yes. Nausea. You know, Jean-Paul Sartre, he wrote a book, Nausea. existential philosophy. Un filosofo. This is demonic philosophy. I'm not recommending it. Un filosofo esistenzialista scrisse quel libro, Nausea. Ora non sto raccomandando la filosofia esistenzialista perché è una filosofia demoniaca. But at least on this point, about living in a state of denial, not being authentic with ourselves, at this point it's correct. Però riguardo questo punto di non essere sinceri con la realtà e non ammettere che è una realtà fatta così, su questo punto siamo d'accordo. So the world is full of experts. E il mondo è pieno di esperti. All giving you advice how you can be happy. Tutti here in the plane of misery. Tutti ti danno dei consigli come essere felici qui nel piano della miseria. Have you heard of the psychologist Jordan B. Peterson? Avete mai sentito del psicologo Jordan? Jordan B. Peterson. Peterson. Ah, programmazione neurolinguistica. Peterson. He is the most famous psychologist, the clinical psychologist in the world. Lui è il più famoso psicologo e chimico del mondo. He wrote a book called 12 Rules for Life. 12 Rules for Life. E lui scrisse un libro 12 regole per la vita. And it sold millions of copies, became number one best-selling book. E ha venduto milioni di copie e è diventato uno il primo best-seller del mondo. How to make your life from the state of chaos to bring order to your life. Come portare la tua vita da uno stadio di caos a uno stadio di ordine. Yeah. About 1 year after his book became the biggest best-seller, he became depressed.
Ma un anno dopo che il suo libro divenne il più grande bestseller, lui ebbe una grande depressione. Then he had to take antidepressant medicine. E dopo dovette prendere dei medicinali antidepressivi. And then he became addicted to it. He took more and more. E poi divenne dipendente da questi farmaci e iniziò a prendere di più e di più. Then he had a complete breakdown. E ebbe un breakdown, una caduta completa. And then he could not get out of this cycle, so he left Canada. He was from Canada, and just about a month ago, he went to Russia because there was the only place where doctors could treat him in Russia. E non sa come uscire da quello. E un mese fa ha lasciato Canada, è andato in Russia perché è l'unico posto dove secondo lui i medici potrebbero aiutarlo. So to get him away from this addiction, they had to give him an injection that put him in a coma for 9 days. So that his body could readjust without taking it while he was unconscious, because it was too painful to give it up while being conscious. E per abbandonare questa dipendenza da questi farmaci antidepressivi, i dottori lo hanno dovuto mettere in coma per 9 giorni con una puntura, in modo che il corpo lasciasse questa dipendenza, altrimenti era troppo doloroso per lui non prendere questi farmaci. So I'm just giving a contemporary example that the world is full of learned people with PhDs and writing books, and millions of people are following them, and they themselves are in a complete going for disaster, into calamity in their life by following their own advice. Sto solamente dando un esempio moderno per farvi capire che il mondo è pieno di persone istruite che hanno i PhD, che hanno le lauree e fanno dei libri che milioni di persone li seguono, ma loro stessi, che molte persone li seguono, invece loro stessi, la loro vita è piena di calamità, e quegli insegnamenti che danno alle altre persone non sono bastati per loro. So Sanatan Goswami, he was also considered a very famous and learned scholar. Anche Sanatan Goswami era considerato un grande scolaro e era molto famoso per questo. But he said to Mahaprabhu, apanara hita hita kichu na jani gramya vyavahara panditai satyamani. Actually, I don't know what is beneficial for me and what is detrimental for me in my life. Ma nonostante lui era questa persona istruita, il primo ministro e tutte le persone lo adoravano per questo, lui andò da Chaitanya Mahaprabhu e gli disse: in realtà io non so cosa è beneficioso per me, cosa è buono e cosa è negativo per me, per favore istruiscimi. Do you know what course of action will be beneficial in your life? E voi invece sapete causa dell'azione, quale azione può portare beneficio nella vostra vita? Everyone says yes, yes. Tutti dicono sì, sì, lo so. Then 10 years later, oh, why did I make this decision? Poi dopo 10 anni, oh, perché ho fatto quella decisione? But I have a new idea. Ma adesso ho un'idea nuova. In English there's a saying, out of the frying pan and into the fire. In Inghilterra c'è un detto, e via dalla padella che frigge e dentro al fuoco. So, in our spiritual life, in the beginning, we have to admit this fact. Actually, I don't have a clue what I should do and what will be the long-term result of my chosen activity. Noi nella vita spirituale dobbiamo fare questo passo di ammettere che io in realtà non so cosa è bene per me e non so quale sarà la conseguenza a lungo termine delle mie azioni. But Gramya Vyavahara Panditai Satyamani, Sanatana Goswami said, I don't know what's good for me, I don't know what's bad for me, but everyone is telling me I am a great pandit, a great learned scholar. E Sanatana Goswami disse a Chaitanya Mahaprabhu, io non so cosa è positivo per me, non so cosa è negativo per me, ma tutte le persone vengono da me e mi dicono tu sei un grande pandit, un grande saggio, un grande istruito. Like that psychologist. Come quel psicologo. Every day almost he was on television. Quasi ogni giorno lui era in televisione. Thousands of people are coming to his seminar. Migliaia di persone vengono ai suoi seminari. And then within 1 year his life was completely ruined. E in un anno la sua vita fu completamente distrutta. Not by anything, any physical problem, only his mind. And he's a psychologist. E neanche dire che la sua vita problem è stata was only coming from his own mind. Neanche dire che la sua vita è stata rovinata da qualche problema fisico che incombeva dal punto di vista materiale, ma semplicemente dall'interno della propria mente la sua vita è stata rovinata, e lui stesso è uno psicologo. So after speaking these very honest words, Sanatana Goswami
began to present his questions to Mahaprabhu. E dopo aver parlato queste parole piene di onestà, Sanatan Goswami iniziò a fare delle domande a Chaitanya Mahaprabhu. Questions. Quattro domande. These are the most important four questions. If you have the answer to these four questions, then everything will be perfect. E queste sono le quattro domande più importanti. Se una persona ha le risposte a queste quattro domande, tutto nella sua vita sarà perfetto. The problem is that people in general, they don't know even what are the right questions to ask, let alone find the answers. Il problema è che nella vita, nel tempo moderno, le persone ordinarie non sanno neanche qual è la domanda giusta da porre per avere delle risposte giuste, prima di tutto di avere delle domande giuste. So the first question is this: Ke ami kenya mai jare tapatrai hia nahi jani kemani hito hai. Said ke ami means who am I. La prima domanda era chi sono io. It's so important. È così importante. There are many scientists and philosophers. They're trying to understand the meaning of this, the meaning of that, but they did not start with who is this person who is asking the questions in the first place. Tantissimi scienziati e psicologi tentano di dare tutte le spiegazioni, qual è il significato di questo, perché accade quello, di tutti i fenomeni, però quando fanno questo in realtà però ancora non hanno compreso chi sono io che sta facendo queste domande e sta cercando di comprendere quello che non sono io. And it's a very difficult question to answer because the nature of the self, who am I, is not amenable by any type of empirical investigation. È una domanda estremamente difficile perché la natura dell'essere non può essere compresa attraverso nessuno dei tipi di investigazione empirica dei sensi materiali. All the things that we are studying in this world are objects. Tutte le cose che studiamo in questo mondo sono oggetti. But the one who is studying is the subject. Ma colui che studia è il soggetto. We have some technique to try to learn something about objects, but we have no technique to know something about the subject. Noi abbiamo delle tecniche per... We cannot use the same technique. Noi abbiamo delle tecniche per conoscere empiricamente diversi oggetti, però non possiamo usare la stessa tecnica che usiamo per conoscere gli oggetti. Per quella tecnica non possiamo usarla per conoscere il soggetto, perché il soggetto non è uno degli oggetti esterni dei sensi. Who is the subject? That is the conscious living being. Chi è il soggetto, ovvero chi è l'entità vivente cosciente? In Bhagavad Gita Krishna says Bhutanam Asmi Chaitana. I am the consciousness of every living being. Nella Bhagavad Gita Krishna dice io sono la coscienza di ogni entità vivente. That means the power of consciousness that you have, that is God's spiritual power. Significa che il potere della coscienza che avete è un potere spirituale di Dio. It cannot be understood by any type of mathematical analysis. E non può essere compreso attraverso qualsiasi tipo di analisi matematica. Now, the materialistic persons, they think that consciousness comes from the brain. Adesso le persone materialistiche pensano che la coscienza viene dal cervello. Who is that famous scientist? Michio Kaku. Do you know him? Kaku. He's very famous American Japanese scientist, Kaku. C'è uno scienziato estremamente famoso, americano e giapponese, Kaku. So he gives the theory how the brain becomes conscious. Lui dà la teoria come il cervello diventa cosciente. He said it's very very complex. E lui dice che è molto molto complesso. But you can think of it in this way. Però puoi pensare a questo in questo modo. Just like a thermostat can detect whether it is hot or cold. Così come un termostato può vedere se è caldo o freddo. It's just mechanically the thermostat it will move if it's hot or cold. Meccanicamente il termostato si muoverà in un modo diverso se fa freddo o fa caldo. So you should think of one nerve in your brain as being like one thermostat. Quindi voi dovete pensare che ogni singolo nervo nel vostro cervello è come un termostato. So it can only be on or off. E può essere solo spento o acceso. But when you get many of them, then just like in a computer program, it's only zeros and ones, like on and off. And from a computer program, you can have a whole video game.
Però quando sono tantissimi, loro possono essere solo accesi o spenti, però quando sono tanti diventa un po' come nei computer che ci sono solo valori di 0 e 1, però questi valori insieme creano una cosa bellissima come un videogioco. So, just as the computer program brings about a virtual reality, so in the same way, by the complexity of many like valve-like nerves in the brain, so we are experiencing this world. E quindi allo stesso modo questi nervi che sono semplici, che possono essere solo accesi o spenti, però quando sono tantissimi la complessità di tutto questo insieme è un po' come il codice binario e tu diventi cosciente di questo mondo. Is there anything wrong with this idea? C'è qualcosa di sbagliato in questa idea secondo voi? First of all, the computer is not conscious of anything. Prima di you are conscious, you are looking at the computer. But the computer itself is not thinking, oh, what should we play today? Grand Theft Auto? What should we play today? The computer has no awareness at all. Per prima cosa, il computer non è cosciente. Tu sei cosciente che lo vedi, ma il computer è solo una cosa meccanica. Lui non è che pensa, oh, che facciamo oggi? Che gioco mettiamo? GTA? Il computer non pensa a questo. And the next thing is, you are saying it is very complex, but that complexity is made of small parts, and each nerve is like a thermostat, either on or off. But a thermostat is not conscious at all. E poi la seconda cosa è che dici che è molto complesso questo sistema, però è formato di nervi che sono come dei termostati, che sono o accesi o spenti, però ognuno di questi termostati non sono coscienti. So, if one thermostat is not conscious, if you arrange them in a very complex way, they will not become conscious. Se un termostato non ha questa qualità di essere cosciente, non importa quanti ne metti insieme e in quale sistema li fai lavorare tra loro, ma non saranno mai coscienti perché nessuno di loro ha questa qualità di essere cosciente. But everyone becomes bewildered. Oh, it's very complex. Ma tutti Professor Kaku, he has a PhD, he's on television. How can he be wrong? Ma tutti diventano illusi. Oh, questa cosa è così complessa, non riesco neanche a capirla. Sicuramente è vero, lui ha un PhD, va in TV, sicuramente è una cosa strabiliante, è vero. But what is he saying? Ma in realtà cosa sta dicendo? It is complete foolishness. È completamente sciocco. It's the same as saying, oh, There is one blind man. È la stessa cosa come dire, oh, c'è un uomo cieco. He cannot see. Lui non può vedere. But if we get 10,000 blind men and arrange them in a very complex way, then they can see. Ma se noi prendiamo 10,000 persone cieche e le mettiamo in un modo molto complesso tra loro, le facciamo lavorare tra loro, poi possono vedere. Huh? If the nerves in the brain are on or off and it makes you conscious, but actually every nerve in your body is either firing or not firing. So if consciousness is only if consciousness is coming from this, then why is not your whole body like a brain? Uh-huh. And your whole body conscious? Why is only this part conscious and not the rest? E se il cervello è fatto di questi nervi che sono o accesi o spenti, però allo stesso modo è fatto tutto il resto del corpo, allora perché se questi la complessità del cervello può essere cosciente, allora se il resto del corpo è complesso allo stesso modo con questi stessi nervi, perché non è come un cervello tutto il resto del corpo? And if each nerve is conscious, then why do you feel like one person and not feel like 20 billion nerves all conscious? E se la coscienza viene dai multiple nervi, personality disorder. Se la coscienza viene da questi nervi nel cervello, allora perché tu ti senti di essere una persona e non hai invece un'individualità per ogni nervo che hai? This is the state of modern materialistic society. We are thinking that our awareness is material. E questo è lo stato della società materialistica moderna in cui le persone si pensa che la nostra coscienza è qualcosa di materiale. And many people intuitively they feel that there's something wrong with modern culture. Modern society, but they cannot put their finger on what is wrong. E molte persone intuitivamente sentono che c'è qualcosa di sbagliato in questa interpretazione del mondo della società moderna, ma non riescono a puntare il dito, a sottolineare qual è la cosa sbagliata. So they become alienated and try to rebel against the mainstream culture. Quindi diventano alienati e provano a ribellarsi contro la cultura mainstream. But there's no answers there either. Ma non c'è nessuna risposta lì neanche. So who am I? Quindi chi sono io? We are the soul
that is a particle of God's energy, spiritual energy of consciousness. Noi siamo l'anima che è una particella dell'energia divina, l'energia di Dio ed è cosciente. And the soul can be known. E l'anima può essere conosciuta. We'll come to answer that later. E noi daremo una risposta a questo in seguito. So his first question, who am I? Quindi la sua prima risposta, chi sono? Second io? Question was, why am I suffering? E la seconda domanda, perché io sto soffrendo? In this world there are three types of misery. In questo mondo ci sono tre tipi di miseria. That is called adhyatmic klesh, suffering coming from your own mind. Adhyatmic klesh, la sofferenza che viene dalla tua mente. Then adibhautic klesh, that is the suffering coming from the other living entities. Adibhautic klesh è la sofferenza che viene dalle altre entità viventi. And did anyone ever make a problem in your life? Qualcuno magari ha creato dei problemi nella vostra vita, vi è capitato? Yes. Don't worry, it was your own karma, don't blame them. Non preoccuparvi, non dovete accusarli, perché in realtà è il vostro karma. Make your peace with everyone. Dovete stare in pace con il mondo. Then the adidaivik suffering, that means the suffering that comes from nature. E poi adidaivik è la sofferenza che viene dalla natura. Sometimes it's too hot, sometimes it's too cold. A volte è troppo caldo, a volte è troppo freddo. Sometimes it rains and it goes in your tent. A volte piove e va in tua tenda. Sometimes there's an earthquake or famine. A volte c'è un terremoto o famine. Yeah. Una carestia. Sometimes there's coronavirus. A volte c'è coronavirus. So three types of suffering from your own body and mind, from other people and from nature. Quindi tre tipi di sofferenza, dalla tua mente, dalle altre persone o dalla natura. So at every moment we are being attacked by one, two or all three of these things. In qualsiasi momento noi siamo attaccati o da uno di questi tre o da tutti e tre insieme. Why? This was his second question. Why? Quindi la sua domanda è perché? Perché avviene questo? Then his next question, he said, "Sajja sadhana tattva puchitena jani, kripa kari sabha tattva kohita apani." He said, "Oh Mahaprabhu, I don't know even how to ask questions about the goal of life and how to achieve it." E poi lui disse, "O Chaitanya Mahaprabhu, io non so neanche come porti delle domande su quale sia lo scopo della vita e come ottenerlo." So you please explain, be merciful and explain all these things to me. Quindi per favore tu, per favore sii misericordioso e spiega tutte queste cose a me. Ok, so this is question 3 and 4. Quindi queste sono la domanda 3 e 4. Sadhya and sadhana. Sadhya e sadhana. The word sadhya means the goal of life. Sadhya è lo scopo della vita. What are we supposed to be doing here? Noi che ci facciamo qui? Is there some purpose and meaning to our existence? C'è forse un fine e un significato alla nostra esistenza? So that is called Sadhya Tattva, the principle of Sadhya, the goal. Questo viene chiamato Sadhya Tattva, il principio dello scopo, l'obiettivo della vita. Then Sadhana Tattva, Sadhana means if there's a goal, what's the process, how to attain it, sadhana. E poi sadhana, se c'è uno scopo, un obiettivo, qual è il processo per ottenerlo, sadhana? So, these are the only four questions you need to ask and receive answers to. Queste quattro sono le uniche risposte che realmente avete bisogno di, le uniche domande che realmente avete bisogno di chiedere e conoscere le risposte. Everything else in life is a distraction. Tutto il resto nella vita è solo una distrazione. It is dishonest. Oppure è una cosa disonesta. Someone talking, but he doesn't know who is he and who are you or what we are doing here. What is he talking about? Se una persona parla, this ma non is only the charlatans. Ma se una persona parla, ma non sa chi sono io, chi sei tu, cosa ci facciamo qui nell'esistenza, allora questa persona è solamente un ciarlatano. Gati vanchita vanchita cincha padam pranamami sada prabhupada padam. Srila Prabhupada said, this world is a world of cheaters and the cheated.
Srila Prabhupada disse, someone is cheating and others they want to be cheated, so they go to a cheater. Questo mondo è il mondo di persone che ingannano e persone che vogliono essere ingannate. Alcune persone ingannano il prossimo e altre invece vogliono essere ingannate, allora cercano una persona che li inganna. So now Chaitanya Mahaprabhu will answer these questions one by one. E Chaitanya Mahaprabhu adesso risponde queste domande una per una. So first, answering the question, Kayami, who am I? Prima di tutto rispose alla domanda, chi sono io? He said, Jivera Srupo Hai Krishnera Nityadas Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakash. The meaning is that the nature or the characteristic of Jiva, the soul, is to be Krishna Das, the servant of God. E lui rispose che la natura o la caratteristica dell'anima, della jiva, è di essere eternamente das, servitori di Dio. That is who we are. Questa è la nostra identità. If we don't understand that we are the servants of God, then we will naturally identify with our physical body and mind and we'll have to serve someone else. Se noi non comprendiamo che siamo i servitori di Dio, allora automaticamente saremo identificati con il corpo e con la mente e diventeremo i servitori di qualche altra persona. No one can avoid it. Nessuno può evitare questo. The student is serving his teacher. Lo studente serve il suo maestro. And the parent is serving the child. E i parenti servono i loro bambini. And the if a person they have no friends or family, then they get a cat and they serve the cat. E se una persona non ha amici o familiari, si prende un gatto e serve il gatto. We cannot avoid it. Non possiamo evitare questo. As beings, we serve others. Perché essendo esseri, noi serviamo gli altri. If a person is completely selfish, se una persona è completamente egoista, they serve others only to get something. Loro servono gli altri solo per ottenere qualcosa in cambio. In which case they are serving this physical body. Which case? That person is not really serving the other person, they are serving their physical body. E in questo caso quella persona in realtà non sta servendo l'altra persona, ma serve solo il proprio corpo fisico perché vuole ottenere qualcosa. So your master, you cannot avoid serving. But your master is your own senses. Quindi non, anche in quel caso che sei molto egoista, tu non potrai evitare di servire il prossimo, però in realtà chi stai servendo sono i tuoi sensi. And the senses are very cruel masters. Ma i sensi sono dei padroni molto crudeli con loro. Because your senses will cry, give me, I want. Perché i tuoi sensi piangeranno in continuazione, dammi, voglio questo. But then when you get what the sense wants and the senses come in contact with the object, then you feel some satisfaction for a moment, but then the desire increases. Ma quando tu assecondi i tuoi sensi, gli dai quello che vogliono, provi soddisfazione per qualche istante, ma dopo subito quel desiderio incrementa, diventa ancora maggiore di come era prima. Then the senses want more. E i sensi vogliono sempre di più. More chocolate. Più cioccolato. More ice cream. Più gelato. Più glielo dai, più lo vogliono. More drugs, music, sex, whatever. Più droghe, musica, sesso, qualsiasi cosa. And the more you become addicted, the more your happiness actually goes down. E più tu sei dipendente, più in realtà la tua felicità sta diminuendo. So what you are thinking would give you happiness is making you become more and more depressed. Quindi quello che pensi sia la causa della tua felicità in realtà ti sta rendendo sempre più depresso. And this is also supported by science, by neurology. E questo è anche supportato dalla neurologia. That when you enjoy something, you get some dopamine. Che quando tu neurotransmitters in the reward system of your brain. Quando tu godi di qualcosa ottieni della dopamina, ovvero some dopamine. The neurotransmitters in the reward system of the brain. Dei neurotrasmettitori del sistema del cervello che cerca un frutto. But what happens is the more you try to enjoy and get more dopamine, then the receptors in the neurons, they actually recede into the neuron, they disappear, so your capacity to experience happiness goes down by trying to enjoy. Ma più tu stimoli artificialmente la produzione di questa dopamina, più questi neurotrasmettitori piano piano si bruciano e limitano la tua capacità di essere stimolati dagli oggetti dei sensi. That's why all material pleasures
they slowly become addictive and you need more and more and more. But then the physical senses and body, they cannot take it and they you become destroyed by that. E questo è il motivo per cui tutti i piaceri fisici, i sensi ne chiedono più e più e più e ne diventiamo dipendenti, ma in realtà poi veniamo distrutti da questo perché ne desideriamo molto, ma i nostri sensi, la nostra mente e il nostro corpo non riescono più a ottenere quel tipo di stimolo come prima. You like sweets? Okay, diabetes. Ti piacciono i dolci? Ok, diabete. You like drinking alcohol? Okay, liver finished. Ti piace bere alcol? Ok, fegato morto. And it, in every type of pleasure you slowly become addicted and it destroys you. In ogni tipo di piacere piano piano diventi dipendente e quel piacere ti distrugge. Like an ant. Come una formica. Ant is always looking here and trying to find one small piece of sugar. Lei va sempre qui e lì tentando di trovare un piccolo pezzettino di zucchero. So one day ant was wandering and he saw one big jar of honey. E allora la formica stava andando qui e lì e vide un grande barattolo di miele. He thought, oh, I have won the lottery. E disse, oh, ho vinto la lotteria. This is enough sugar for me and my children and my grandchildren and my great grandchildren. Questo è abbastanza zucchero per me, i miei figli, i miei nipoti. For 100 generations. Sistemerò 100 generazioni. So then the ant went inside the jar of honey. Allora la formica entra dentro il barattolo di miele. But then he got stuck. E poi si blocca lì. And he sank in the honey. And he came there to eat the honey, but in the end the honey ate him. E annega nel miele. Annega nel miele e lui voleva, questa formica voleva mangiare il miele, ma alla fine è stato il miele a mangiare lei, l'ha digerita proprio. So we are discussing this point that you have to serve someone. And if you are selfish, you just serve your senses. But your senses are very cruel masters, and they will never give you peace or happiness. Quindi noi, they'll destroy you. Quindi noi stavamo dicendo che in questa vita devi sempre servire qualcuno, oppure servi qualcuno solamente per servire i tuoi sensi. Ma i tuoi sensi sono i padroni più crudeli, perché loro non ti lasceranno sempre senza pace. So, just like all the parts of your body collaborate together to serve the stomach. Così come tutte le parti del corpo collaborano insieme per servire lo stomaco. Your hands cannot eat. Le tue mani non possono mangiare. They have to cut the food and give it to the mouth and the teeth. They also cannot eat. They have to chew but give everything to the stomach. Le mani devono tagliare il cibo, metterlo nella bocca, i denti anche non possono mangiare, ma devono solo masticare e dare il cibo allo stomaco. Because the stomach distributes the energy to the whole body. Perché poi lo stomaco distribuisce l'energia a tutto il corpo. So in the same way as the parts of the body, they are not separate enjoyers, they have to collaborate with the stomach. So in the same way, every soul is part of God, and we all collaborate together to serve God. And by this all the energy and happiness comes to us automatically. E così come le parti del corpo devono collaborare tra loro per servire lo stomaco, in questo modo avranno energia e non sono indipendenti. Allo stesso modo tutti quanti siamo parti di Dio e se noi serviamo Dio automaticamente riceveremo tutti felicità e energia. You don't have to look for happiness. Voi non dovete cercare la felicità. If you're looking for happiness, you have already lost your soul. Se voi cercate la vostra felicità, significa che avete già dimenticato la vostra anima. Because by nature the soul is a particle of God's happiness. Perché l'anima, per propria natura, è una particella della felicità di Dio. All we have to do is be connected with God, and then you're automatically joyful. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è essere connessi con Dio, in quel modo automaticamente saremo felici. Because that is your swarup. Swarup is your nature, who you are. Perché quella è la tua swarup. Swarup significa la tua natura, chi sei. Just like a fish, the nature of the fish is to live in the water. Così come un pesce, la natura del pesce è vivere nell'acqua. If the fish is taken out of the water, then the fish is just in anxiety. Se il pesce esce dall'acqua, poi è semplicemente in ansia. If you give the fish anything, very nice clothes or a Lamborghini, whatever, but the fish is just in anxiety, he will die. He just has to go back in his nature and then everything is okay. Se voi date un pesce fuori d'acqua, gli date dei vestiti carini, la Lamborghini, vi invitate fuori a cena, il pesce comunque rimarrà in ansietà. L'unica cosa che potete fare per pacificarlo è metterlo nell'acqua, perché quella è la sua natura di stare nell'acqua. Allo stesso modo noi, la nostra vera natura è di servire Dio e solo quello ci può dare la felicità. So we have to understand that nothing in this physical plane
can satisfy us or give us joy, because it is not our nature, we are not material beings, so material nature cannot satisfy us. Quindi allo stesso modo dobbiamo comprendere che in questo piano fisico dell'esistenza non possiamo trovare la felicità. Perché? Perché non è attraverso ciò che è materiale che possiamo essere felici, siccome l'anima non è materiale ma la sua natura è spirituale. Because we are spiritual part of God, we only feel happiness in our nature, and that is when the part of God is serving the whole, the part serves the whole of God, then we are naturally joyful. Siccome l'anima è una parte di Dio, noi possiamo trovare felicità solamente nella nostra natura e non rinnegandola, e quindi solo quando le parti servono il totale, ovvero quando tutte le anime servono Dio, poi quell'anima proverà la felicità automaticamente. So, Chaitanya Mahaprabhu said, Jivera Swarupoi Krishna Nitya Das Krishna Tatastha Shakti Beira Beit Prakash. The answer to who am I is, my nature is, I am Krishna Das, the servant of God. Quindi la risposta alla domanda chi sono io, la mia natura è Krishna Das, servitore di Dio. Now, Krishna Rata Tasta Shakti Veda Ved Prakash. Chaitanya Mahaprabhu said that your soul is one of the three natural energies of God, and that energy is called Tatastha Shakti. Chaitanya Mahaprabhu disse che la nostra anima è parte di una delle tre energie naturali di Dio. Il nome di questa energia è chiamata Tatastha Shakti. Vishnu Shakti Tata Prakta Keita Gyakya Tata Para Avidya Karma Sangyan Janya Triti Shakti Ishyate. In the Vishnu Purana, it is said that naturally God's energy is manifest in three forms: the spiritual energy, the material energy, and the marginal energy which is in between the two. Nel Vishnu Purana viene detto un verso che le energie di Dio sono naturalmente divise in tre categorie: l'energia spirituale, l'energia materiale e l'energia marginale, Tatastha Shakti, che è quella che si trova nel mezzo tra queste due. So, the spiritual energy of God, that is, His eternal spiritual world. L'energia spirituale di Dio è il suo mondo spirituale eterno. The material energy is this material world. The material energy itself is eternal, but the forms which come and go, they are temporary. E invece l'energia materiale è quella che compone questo mondo. L'energia materiale in sé è eterna, però i vari prodotti dell'energia materiale sono tutti temporanei. Then the Tatastha Shakti, the marginal potency, many particles of conscious, they are conscious particles emanating from that is us, the souls. Invece l'energia marginale, tantissime particelle che fanno parte di questa energia, tutte queste particelle sono le anime, e quello sei tu, ognuno di noi. So, the soul can go into the material energy, that does mean marginal, he can go into the material energy, or he can go into the spiritual energy, depending on how we use our free will. E l'energia marginale è composta di queste particelle che siamo noi, l'anima. Questa particella è marginale, significa che può stare sia nel mondo spirituale oppure nel mondo materiale. E cosa dipende se sta in uno o nell'altro? Dipende dall'uso che fa l'anima del proprio libero arbitrio. So, our free will, our desire is the very most critical point. We have to examine ourselves. What is my direction? Do I want to serve the material energy, or do I want to serve God and take shelter of the spiritual energy? That's the only decision you have to make in your life. Ma il nostro libero arbitrio non riguarda tutto, ma è un punto molto critico. Quello di cui noi abbiamo libertà è di fare una decisione. Cosa voglio fare? Do I want to serve God or the material energy? Che cosa voglio fare? Voglio servire Dio o voglio servire l'energia materiale per ottenere in cambio godimento? If from the core of our heart we are desiring to just to be selfish and enjoy the material world, then we'll go into the samsara chakra, the endless wheel of birth and death, lifetime after lifetime. Se dalla profondità del nostro cuore noi vogliamo utilizzare l'energia materiale per ottenere godimento per noi stessi in modo egoistico,
Noi saremmo incastrati nella ruota del samsara, delle attività karmiche, attività fatte per ottenere qualcosa in cambio. If from the core of our heart we make the determination, oh my Lord, I am your servant, I want to serve you. Ma se noi dal profondo del nostro cuore abbiamo una determinazione, oh mio Signore, tu sei il mio padrone e io voglio servirti. Then even in this life we can transcend the material experience and experience the spiritual world. Allora persino in questa vita una persona può trascendere l'esperienza materiale e fare esperienza del mondo spirituale. And the pure and eternal joy of Krishna Prem, pure love for God. E l'energia eterna e pura e la gioia dell'amore per Dio. So it should be a very easy choice. Dovrebbe essere una scelta molto facile, sembra. But our condition is in this world an illusion that we are quite dull. Ma la nostra condizione in questo mondo in illusione è che noi siamo molto, come dire, tonti. Like a person who is driving for many hours without coffee. Come una persona che guida per tante ore senza il caffè. And they fall asleep at the wheel. E si addormentano e si schiantano. So don't make your life like falling asleep at the wheel and crashing. Non rendete la vostra vita una situazione simile a quella di una persona che guida e si addormenta alla guida e si schianta. Try to be alert. Tentate di essere allerta. Awake. Svegli. Even if you can just be awake for one moment. Persino se riesci a essere sveglio solo per un momento. And from your heart. E dal vostro cuore. Then sakradeva propanas propannarias tavasmi chayachaye. You say, oh Krishna, I am yours, I surrender to you. Dici, oh Krishna, io sono tuo, io mi arrendo a te. Mm-hmm. Then Krishna, you will hear that and he will make you fearless. E Krishna ascolterà quello e ti renderà senza paura. Mm-hmm. So you should make that decision now, don't be... Voi dovete fare questa decisione adesso, non siate dormienti. Oh Krishna! Oh Krishna! Tavaivasmi! Tavaivasmi! Now you learn Sanskrit. Adesso hai imparato il Sanskrit. Tavaivasmi means I am yours! Tavaivasmi significa io sono tuo. And from this very moment for the rest of your life. E da questo momento per il resto della vostra vita. Try to walk this path of devotion to Krishna. Tentate di camminare in questo cammino della devozione per Krishna. And every suffering, every problem will be removed. E ogni sofferenza, ogni problema saranno rimossi. And such a realization of the beauty of love for Krishna will come. Now you cannot imagine. E arriverà una realizzazione della bellezza di Krishna tale che adesso è inimmaginabile per voi. So this is the answer to the question number one. Who am I? Questa è la risposta alla domanda numero uno. Chi sono io? I am this particle of spirit, Krishna's marginal potency, and I can go in Maya, in illusion, or to enlightenment towards God. Io sono una particella di questa energia spirituale, di energia marginale, sono un essere spirituale eterno e posso scegliere o andare in questa energia materiale in Maya, nell'illusione e soffrire, oppure servire Dio e andare nel mondo spirituale. Chaitanya Mahaprabhu, he gave two more examples. Chaitanya Mahaprabhu diede ancora due esempi. He said, Suryamsa kiranyai che agni jwala chai. Swabhavika Krishna Shakti Tin Prakar Hai. It means that the soul is like a photon that is emanated from the sun. Questo verso dice che l'anima è come un fotone che emana dal sole. Or it's like a spark that jumps in the fire. Oppure è come una scintilla che salta nel fuoco. So let's look at each example. Guardiamo ognuno di questi due esempi. In the first example, Krishna, God is considered to be like the sun. Nel primo esempio, Krishna, Dio, è considerato come il sole. From the sun, countless billions and trillions of photons are coming at every moment. Dal sole innumerevoli fotoni, e infiniti fotoni fuoriescono da lui. So, God is the sun of eternity
Consciousness and bliss, Satchidananda. Dio è il sole dell'eternità, della coscienza e della felicità, Satchidananda. Mm. And you and me, each one of us, we are like the small particles emanating from the conscious sun of Satchidananda, eternal conscious blissful son of Krishna. We are some small particle that have emanated from him. E ognuno di noi è una piccola particella di quella coscienza e di quell'eternità e di quella felicità che ha Dio. So this is the first example. Questo è il primo esempio. If you will chant Hare Krishna. Se voi canterete Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When the mirror of your subconscious mind has become cleansed by the vibration of the mantra, you can see your spiritual soul and relationship with Krishna. Quando la mente, cantando questo mantra, la mente, piano piano la mente subconscia viene pulita da tutte le impressioni, a quel punto quando la mente sarà completamente pulita e chiara, voi potrete realizzare e avere una percezione dell'anima che sta dietro. Now, Chaitanya Mahaprabhu was not fully satisfied with that example. Chaitanya Mahaprabhu non era completamente soddisfatto di questo esempio. Why? Perché? Because the sun is very big and the photon is very small. Perché il sole è molto grande e il fotone è molto piccolo. The sun has so much power and the photon has very little power. Il fotone ha, il sole ha tantissimo potere, il fotone ha un potere molto piccolo. So he gave another example. He is saying the Agni Jwala Chai, the soul is like a spark that jumps in the fire. Allora diede un altro esempio che l'anima è come una particella, una scintilla che salta nel fuoco. So in this sense God is like a fire. In questo senso Dio è come il fuoco. Full of heat and light energy. È pieno di calore e energia e luce. And just the small sparks are dancing. They are like part of the fire. They're the same quality like the fire. But they are individual. So we are like spiritual sparks of God. Dancing in a kirtan. E queste scintille che saltano nel fuoco sono della stessa qualità del fuoco, solo che sono più piccole. Allo stesso modo siamo noi che danziamo nel kirtan. Now watch what happens if a spark jumps out of the fire and lands on the stone, then its glowing goes out. E cosa succede? Guardiamo che succede. Se una scintilla e va via dal fuoco e cade su una roccia, poi smette di brillare. So though by nature we are Satchidananda, we are eternal, we are conscious and blissful, but we are like sparks who jumped away from the fire, and now our qualities of happiness and consciousness, they have gone out. Nonostante l'anima per natura è eterna, piena di felicità e cosciente, piena di coscienza assoluta, però quando noi ci allontaniamo da Dio, come una scintilla che si allontana dal fuoco, smette di brillare e perde tutte quelle qualità. Because we are now in the material energy, so our qualities are covered. Quindi perché? Perché siccome siamo nell'energia materiale, le nostre qualità ci sono, però sono coperte. But the real reason why Chaitanya Mahaprabhu gave this example. Ma la vera ragione per cui Chaitanya Mahaprabhu diede questo esempio. Is if the spark jumps and lands in a haystack. È che se una scintilla salta, però invece di cadere su una roccia cade su della paglia. Then what will happen? Poi cosa succede? The whole haystack will become a big fire, bigger than the original fire. Tutta la paglia diventa un fuoco ancora più grande di quello originale. So that means though we are very small, if we take shelter of the energy of bhakti yoga, then such love will come, which will be so powerful, we can even control Krishna. Cosa significa che l'anima, questa scintilla di questo fuoco che è Dio, se prende rifugio della scienza del bhakti yoga, ovvero della devozione a Dio, quest'anima, prendendo rifugio del processo devozionale, sviluppa una devozione e un amore così grande, che ancora più grande del fuoco originale, significa che un'anima che ha questo amore per Dio, con il proprio amore, è così elevato che può persino controllare Dio con il suo amore. When our soul takes shelter of the energy of bhakti yoga, then though we are very small, but our love can increase and become so powerful that even Krishna, then he will say, oh, I am your servant. Che l'anima, nonostante noi siamo così piccoli,
Nonostante questo, se noi prendiamo rifugio nel cammino della devozione, possiamo sviluppare un amore talmente grande che cresce sempre di più, nonostante noi siamo così piccoli, e questo amore diventerà così grande che persino Krishna rimarrà stupefatto e verrà e dirà: oh, io sono il tuo servitore. And Krishna is very happy to be the servant of his devotee. E perché Krishna è veramente contento di essere il servitore di coloro che lo amano, dei suoi devoti. Generally today people they don't have any servants. Generalmente al giorno d'oggi le persone non hanno nessun servitore. But if some very powerful and wealthy person becomes your servant, then how much more powerful you are? Ma se una persona molto potente, molto ricca, diventa il tuo servitore, quanto ti renderà ancora più potente a te? So this is the power, the potential, the prospect of this path of Bhakti Yoga, that Krishna, that God Himself, wants to serve you and make you happy in all respects. E questo è la grande prospettiva, il grande potenziale dello yoga, dell'amore per Dio, che Krishna vuole diventare tuo servitore. So there's nothing more than this. Non c'è niente più di questo. There are some yogis who say, if you chant my mantra, I will give you, and after 6 months you will be God. Ci sono alcuni yogi che ti dicono, se tu canti il mio mantra che ti darò, per 6 mesi poi diventerai Dio. But this is not a good proposal. Ma questa non è una buona proposta. Because if you become one with God, then you cannot experience the sweetness of God. Perché se tu diventi una cosa sola con Dio, poi non puoi fare esperienza della dolcezza di Dio. Just like if you can taste sugar, but if you yourself become sugar, then you cannot taste anything sweet. Così come se tu puoi assaggiare lo zucchero, ma se tu sei un fatto di zucchero, non puoi assaggiare nulla di dolce. So we are saying no, we cannot make you become God, but we can give something better than this. God will be your servant. Quindi noi diciamo, noi non possiamo renderti Dio, ma possiamo farti qualcosa ancora migliore, che avrai un amore per Lui così grande che Dio vorrà servirti. So you can see, if you ever see a copy of the Bhagavad Gita, always on the front there's a chariot, and Krishna is driving the chariot of Arjuna. Se voi vedete una copia della Bhagavad Gita, c'è sempre un carro, e Arjuna sta sul carro e Krishna lo guida. So even before you open the book, the essence is there on the front cover, that because Arjuna is a great devotee, then Krishna is coming, yes sir, can I drive you? Where can I drive you? E persino prima ancora di aprire il libro, già solo nella copertina c'è l'essenza del libro, che Arjuna è un grande devoto e ha così tanto amore per Krishna che Krishna viene, sì signore, dove posso portarti? So this is the impossible power of praying, pure love. Questo è il potere impossibile di rendere possibile l'impossibile dell'amore per Dio. So when Chaitanya Mahaprabhu said the soul is like one photon coming from the sun, he was not fully satisfied, so then he said it's like a spark of a fire. Quindi this is the reason. Chaitanya Mahaprabhu, quando disse l'anima è come un fotone e Dio è come il sole, non era soddisfatto, allora disse Dio è come il fuoco e l'anima è come una scintilla, per questo motivo. So then the next question is, why am I suffering? Poi la prossima domanda è perché io soffro? And what is the goal of life and how to achieve it? E qual è l'obiettivo della vita e qual è il processo per ottenerlo? So those answers we'll tell tomorrow. E queste risposte le diremo domani. Satchinandan Gauri Urpemanande. Are there any questions? Ci sono domande? If you just close your eyes and look inside your heart to see if there's not a question hiding in the corner somewhere. Chiudete gli occhi e vedete nel cuore, sicuramente ci sono domande che si nascondono lì. Non siate timidi. Eccola. So if you find something there, then you can raise your hand, don't be shy. Se trovate qualcosa lì, alzate la mano, per favore non siate timidi. Yeah.
Io ho una domanda. Perché alcune persone sono attratte spontaneamente a queste tematiche, invece altri si sentono respinti o annoiati? Why some people they feel naturally attracted to these subjects and others they feel or bored or even they don't want it? First thing is, if a person they have a history in their life of many sinful activities, then it makes them very dull and they cannot think of any philosophical question. Prima di tutto, se una persona ha una storia nel proprio passato, nelle vite precedenti, di fare molte attività peccaminose, questo li rende più ignoranti e non riescono a pensare nulla che sia metafisico o comunque qualcosa di superiore o di complesso dal punto di vista spirituale. And we see modern society is very, because it's based on trying to enjoy, then the whole conversation in modern society has become very low level. E noi vediamo che nella società moderna, siccome tutto è basato sul tentare di godere dei sensi, le conversazioni tra le persone nella società moderna sono di un livello molto basso, solo di cose fisiche, materiali, pratiche. If people think about discussion, who am I? Oh, I have to find myself. That means, oh, shall I be a rock star or a basketball player? Se una persona nella società moderna si pone questa domanda, chi sono io, qual è la mia natura, in realtà sta pensando, cosa devo diventare, una rock star o un giocatore di basket? Oh, should I be a scientist or should I join the navy and be a sailor in the navy? Che devo essere, uno scienziato o devo entrare in marina? So just this question, who am I? It's become so trivialized. To find yourself means basically to find a job. Quindi anche I am my job. Possiamo vedere nella società moderna questa domanda chi sono io, quando viene posta subito si pensa una cosa, è diventata una domanda molto triviale che solamente significa devo trovare un lavoro. So this dullness comes from just sinful enjoyment. E questa ignoranza, questa incapacità di pensare a tematiche alte viene dalla storia di fare una vita peccaminosa solamente incentrata nel gioire dei sensi. So if a person lives a more pure life, ma se una persona invece vive una vita più pura, then they may think of more things more deeply. Loro possono pensare alle cose in maniera più profonda. But the attraction to bhakti does not come from the pap or the punya, the piety or the sinfulness. Però l'attrazione alla devozione non viene dalle attività, dall'assenza di attività peccaminose o dal fare attività pie in questo mondo. It comes only by mercy of saints. Viene solamente dalla misericordia delle persone sante. If saints will look in your eyes, it will change you only by looking. Se un santo ti guarda negli occhi, ti cambierà solamente guardandoti. Or if a saint will speak a blessing, Mangalam Bhavatu, may your life be auspicious. O se un santo ti dà una benedizione, possa la tua vita essere auspiciosa. Or if a saint will only pray from his heart, oh my Lord, bless this person. O se una persona santa pregherà dal suo cuore, oh mio Signore, per favore benedici questa persona. It will cause a transformation, a samskara, that is an impression in your subconscious mind. Causerà una trasformazione impremendo un'impressione nella vostra mente subconscia. And you just start to think, who am I? E voi iniziate semplicemente automaticamente a chiedervi chi sono io. What is the meaning of life? Qual è il significato della vita? So the questions and the attraction to the subject comes from three types of blessing. Alokadan means mercy through the eyes. Vachikdan means mercy by speaking a blessing. And Hardik Dan means praying from the heart. In three ways you are changed. It comes only by the mercy of a saint. Quindi l'attrazione a conoscere chi sono dal punto di vista spirituale e l'attrazione a queste tematiche viene da questi tre tipi di misericordia: o la misericordia che un santo ci dà attraverso lo sguardo, o quella che ci dà attraverso una benedizione, o quella che ci dà pregando per noi nel suo cuore. Even at the time when it happens, you may not know. E persino nel momento in cui succede voi potreste non accorgervi o non saperlo. But after a little time, then you feel yourself transforming and you don't know why. Ma dopo un po' di tempo. It was because of that mercy. Ma dopo un po' di tempo voi vi sentite trasformati e non sapete perché, ed è grazie a quella misericordia. So those who have no interest and no attraction,
the glance and the blessings of the saints, it awakens that attraction. Ma coloro che non hanno interesse, non hanno attrazione, lo sguardo e la misericordia di, delle persone sante in loro causa questa impressione che porterà a. That was the first thing I said today this morning. Ridva peinava bhakti shashvitate. The mercy of Chaitanya Mahaprabhu is like a rain. Even there's no seed in the ground, but the seed appears and starts to grow. Qual è la prima cosa che abbiamo detto stamattina? Che la misericordia. In other words, that mercy makes the interest even when there's no interest. Che la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu è tale come delle nuvole di pioggia che fanno nascere la vegetazione persino laddove non c'è il seme, persino in un deserto dove non c'è il seme. Così allo stesso modo persino una persona che non ha interesse nel servire Dio, Chaitanya Mahaprabhu è così misericordioso che prima fa nascere in lui quell'interesse e poi lo porta nel cammino della morte. And then in addition to that there are also degrees of interest. E poi in più ci sono anche diversi gradi di interesse. One person is so interested they think definitely every Sunday I will go to the kirtan. Ci sono delle persone che sono così interessate e dicono prendo questa decisione ogni domenica andrò al kirtan. But another person no every day I will go in the kirtan. Però un'altra persona no ogni giorno andrò al kirtan. Every day I have to practice bhakti yoga. Ogni giorno devo praticare bhakti yoga. And I will learn some shastra, some of the teachings of the Vedas I will learn. E ogni giorno imparerò i shastra, ovvero alcuni insegnamenti delle scritture vediche. Then another person said, I want to serve Krishna every day. Quindi un'altra persona dice, io voglio servire Krishna ogni giorno. And then they open the Vedic shastra and they start to read, and only reading once they remember everything. E poi ci sono queste persone che solamente leggendo una volta le scritture vediche hanno un'attrazione tale che sono così concentrati che poi ricordano tutto solo dopo averlo letto una volta. What does it mean? Cosa significa? It means actually they learned it in the previous life. And in this life they're just from that stage continuing. Significa che loro l'hanno già imparato nella vita precedente e in questa vita non l'hanno perso, ma semplicemente continuano dal punto in cui hanno lasciato. So it should be understood that if a person comes to their guru when they are young, very young. Quindi deve essere compreso che se una persona viene dal suo guru quando è molto giovane. And all Veda, Vedanta, Puranas, all Shastra is living in their throat trying to jump out at every moment. It means that they have history of previous lives serving their guru. E tutti i Veda, i Purana saltano dalla loro gola, li conoscono tutti, significa che loro hanno una storia. Significa che loro hanno già una storia delle vite precedenti di aver servito il loro guru e studiato le scritture sotto la sua guida. So don't worry, if you're not like that, you just try. Next life you will be like that. Quindi se non siete così, non preoccupatevi, voi provate e nella prossima vita sarete già così. In bhakti there's no loss. Perché nel cammino della bhakti, della devozione, non c'è perdita. If you work in some material activity, either you lose it in this life or when you die, it's everything's lost. Se voi lavorate per qualche attività materiale, due prospettive: o la perdete in questa vita oppure la perdete quando morite. But every small activity you do of bhakti yoga, that is to your credit forever. Ma ogni piccolissima attività che fate nel cammino della devozione, quello rimane il tuo credito per sempre, perché non svanisce. So in bhakti yoga it is 100% profit and no loss. Quindi nel bhakti yoga, nello yoga della devozione c'è 100% guadagno e 0% perdita. And in any other activity is 100% loss and no profit. Mentre in tutte le altre attività è 100% perdita e 0% guadagno. So that's what I say, this choice, which way to go, it's really like not rocket science. Per questo dico, questa scelta, dove andare, se servire l'energia materiale o servire Dio, non è molto difficile capire qual è la scelta giusta da fare. Come Premanande!